sì, alleluia. Carissimi, buona giornata a tutti. Nonostante questa pioggia, siamo qui raccolti per ricevere la pioggia di grazie spirituali che il Signore nell'Eucaristia ci offre. Viviamo insieme la Santa Messa nel venerdì della settimana dopo la dedicazione. La viviamo nella memoria del sacerdote San Giovanni da Capestrano e sulla nostra tenda, per chi ce l'ha qui in chiesa, per chi invece l'ha a casa, siamo a pagina 188. Le letture sono quelle del giorno, mentre le orazioni sono quelle proprie del santo. Mentre continuiamo in questo momento così ancora difficile, complicato e sempre più che si aggrava, a pregare per le vittime del coronavirus, purtroppo ancora tante, non solo in Italia ma in tutte le parti del mondo, e ad affidare alla misericordia consolatrice di Dio le famiglie che vivono il dolore e a pregare perché siano guariti in fretta gli ammalati. Ricordiamo oggi anche tutte le anime del purgatorio, soprattutto quelle più bisognose della nostra preghiera, del nostro ricordo. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, chiediamo il perdono dei nostri peccati, perché da noi, da ciascuno di noi, da questa assemblea raccolta in preghiera, possa arrivare a Dio una preghiera sincera, una preghiera che nasce da un cuore riconciliato. Tu che sei la via per ricondurci al Padre, Kyrie eleison. Tu che sei la verità per illuminare i popoli, Kyrie eleison. Tu che sei la vita per rinnovare il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che accogliesti San Giovanni da Capestrano, perché con la forza dello Spirito Santo rivelasse ai popoli il mistero della salvezza, dona a noi di rispondere con animo generoso alla tua chiamata ogni giorno della nostra vita. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediscimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel giorno del Signore udì una voce potente che diceva: all'angelo della Chiesa che è a Filadelfia scrivi: così parla il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre, nessuno chiude, e quando chiude, nessuno apre. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana che chiedono di essere giudei, ma mentiscono, perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto, tienimi saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio
è il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno? Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. Alleluia. Alleluia. Anche alcune donne che seguivano il Signore e lo servivano. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. In questo breve brano del Vangelo notiamo l'impegno missionario di Gesù che se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona novella. Ecco, noi oggi ci troviamo di fronte a un santo che ha messo in pratica proprio questo andare di Gesù di città e villaggi per annunciare la buona novella, per richiamare a una vita buona, per rimettere in sesto anche l'esperienza spirituale di tante comunità religiose. San Giovanni da Capestrano, una figura particolarissima nell'esperienza della santità, che ha certamente alcune caratteristiche che lo legano anche a tanti altri santi. Ma questo sacerdote missionario non nasce con questa vocazione. Pur essendo un ragazzo, un giovane che cresce nella fede, ovviamente percorre la sua strada come vocazione in una direzione giuridica. Vuole essere un giudice, un avvocato cristiano. Siamo
alla fine del 1300, l'inizio del 1400. Ma questa sua vita di fede cercherà di impiegarla dentro quella professione che ha scelto come vocazione. Fino a quando non si ritroverà dentro le varie guerre, i vari momenti di violenza di quel tempo, a essere arrestato, a essere in prigionia e a ritornare sul suo cammino di fede. Questo ci dice che le cose negative possono diventare, se accettate alla luce del Vangelo e non rifiutate come qualcosa di ingiusto, possono essere qualche cosa che fa nascere, sorgere un cammino di conversione. Giovanni non si piange addosso in questo momento difficile, ma confida in Dio. E potremmo dire che oggi ci aiuta questa sua esperienza, perché in questo momento così difficile, dove la paura, dove la fatica di dover magari ripensare a delle chiusure, a delle situazioni che ci fanno ridiventare, ecco, persone un po' inumane, non in senso negativo, ma che non ci permette più di stare insieme agli altri, o alcune chiusure che diventano, ecco, paure per noi. Giovanni ci ricorda invece che è proprio il momento in cui bisogna ritornare al Signore. I momenti di difficoltà, i momenti di prova, come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, tu che sei stato perseverante, dice l'angelo alle chiese, tu che sei stato perseverante, ricordati, io non ti abbandonerò nell'ora della tentazione. Dopo un momento difficilissimo, forse siamo qui davanti a un altro momento difficilissimo. Qualcuno dice, ma tanto ormai siamo pronti. Chi può essere pronto di fronte alla tragedia, di fronte al dolore, di fronte alla morte, di fronte alla fatica, alla sofferenza di tanti? Nessuno di noi è mai pronto. Possiamo dirlo a voce, ma il nostro cuore e la nostra mente sa benissimo che vivere un altro momento come lo abbiamo vissuto significa essere abbattuti, affaticati, addolorati. Giovanni da Capestrano ci dice, nel mio momento di dolore c'è stato l'evento della grazia. Da cristiano potremmo dire, permettetemi questa immagine, della domenica, però meno male che almeno se uno venisse a messa la domenica, da cristiano della domenica sono diventato un cristiano di ogni momento. Ho riscoperto la mia vocazione di credente, di battezzato. E San Giovanni da Capestrano, allora, dentro questo momento difficile, come anche noi li stiamo vivendo, questi momenti difficili, non si è lasciato abbattere, non si è pianto addosso, ma ha aperto il suo cuore a Dio invocando la grazia della sua presenza, e questa grazia lo ha convertito nel profondo. Terminata la sua prigionia, San Giovanni da Capestrano, aiutato anche da San Bernardino da Siena, entrerà nei frati francescani e comincerà pian piano a diventare un missionario della buona notizia. Sì, un missionario della buona notizia, perché noi ci troviamo davanti a un santo che non è stato fermo al suo posto, ma come dicevamo prima, sull'esempio di Gesù, è andato di città e villaggi a portare la parola di Gesù, a spezzare appunto la grazia dei sacramenti agli uomini e alle donne che incontrava, a richiamare con forza anche i cristiani a ritornare ad essere veramente cristiani, con tutta la loro vita, a ricordare e insegnare
l'esperienza grande della preghiera. Ecco, noi oggi, carissimo San Giovanni da Capestrano, ti chiediamo il coraggio di essere missionari di bene in questa società che ancora fa fatica, in questa società sofferente. Aiutaci a portare un po' di pace, un po' di serenità. Aiutaci ad offrire parole di speranza, ma non illusoria. La speranza che parte da te, che non abbandoni nessuno, come abbiamo ascoltato appunto nella prima lettura. San Giovanni da Capestrano, tu che hai riconosciuto in San Bernardino da Siena un amico che ti ha aiutato a crescere, facci trovare tanti amici santi e sante, come queste donne che hanno accompagnato Gesù e i dodici, con cuore sereno, con cuore semplice. Le donne che tante volte sono bistrattate nella Chiesa, quando le guardiamo vicino a Gesù, diventano degli angeli splendidi, recuperano la loro vita, aprono il loro cuore a quella maternità spirituale che le contraddistingue. Ecco, noi abbiamo bisogno di tanti amici e amiche spirituali che innanzitutto si ritrovino con noi nella preghiera e attraverso la preghiera si possano intessere relazioni grandi, belle e importanti. Come San Bernardino da Siena è stato ispiratore della vocazione di San Giovanni da Capestrano, così i tanti nostri amici e amiche nello spirito ci aiutino a tirar fuori il meglio da noi stessi, a ritrovare la nostra vocazione credenti. Ecco, Signore, anche oggi ci hai offerto grazie per crescere nella vita di fede. Ti chiediamo di aiutarci a diventare come San Giovanni da Capestrano, a non avere paura delle prove, ma nelle prove a stare con te per superarle, per convertirci, a far sì che San Giovanni da Capestrano ci aiuti ad essere buoni amici spirituali, prima di tutto. Poi, grazie all'amicizia spirituale, si può vivere veramente anche un'amicizia relazionale. E ti preghiamo perché possiamo davvero essere missionari come Gesù, come San Giovanni da Capestrano, come queste donne del tuo amore, in un mondo affaticato, addolorato, provato duramente. Questo mondo ha bisogno della speranza di Cristo. Questo mondo ha bisogno di noi tutti, cristiani, che recuperando la nostra vocazione di credenti, sappiamo portare agli altri il valore della vita, nonostante queste ombre di morte che ci sovrastano. La morte non ha vinto Gesù, la morte non vincerà sulla nostra fede, sulla nostra speranza, sulla nostra carità. San Giovanni da Capestrano, prega per noi e per questa situazione drammatica. San Giovanni da Capestrano, sii nostro amico, oggi, in questa nostra giornata che ci regala il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo il Vangelo, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella sua casa tutti i giorni della mia vita. Carissimi, affidiamo a San Giovanni da Capestrano le nostre intenzioni di preghiera perché
da lui missionario, portatore dell'annuncio buono, siano portate le nostre preghiere davanti a Dio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Ti affidiamo i missionari e le missionarie, perché con il loro parlare e agire dicano a tutti il tuo amore per il mondo. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Ti affidiamo le donne che sono tenute ancora in condizione di inferiorità, perché la parola grande e bella del Vangelo dia loro la dignità cui hanno diritto. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Ti affidiamo tutti coloro che non sanno parlare o sono costretti al silenzio, perché lo Spirito Santo li consoli e li guidi sulla via della testimonianza che serve e sostiene i più deboli. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Affidiamo a te, Signore, ancora una volta questa situazione difficile che porta tante vittime, tanti ammalati, tante famiglie nel dolore. Preghiamo. Per tutte le anime del purgatorio, soprattutto quelle più bisognose della nostra preghiera, preghiamo. O Dio, che per mezzo di San Giovanni da Capestrano hai chiamato i popoli non credenti dalle tenebre alla luce, donaci per sua intercessione di cooperare attivamente alla diffusione del Vangelo e di perseverare nella fede e nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Anche noi, come Gesù ci insegna a fare continuamente con grande gioia gli uni gli altri, sorridiamoci nella pace. Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi per noi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Umili e pentiti, accoglici, Signore, e si compie il nostro sacrificio dinanzi a te. Accoglio, Dio onnipotente, questo sacrificio che ti offriamo nella memoria di San Giovanni da Capestrano. Donaci di celebrare degnamente nel mistero e di manifestare operosamente nella vita la passione e la risurrezione di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita misericordia. Gesù, Signore nostro, fondò la sua Chiesa, sacramento di salvezza, e inviò gli apostoli a predicare il Vangelo a tutte le genti. San Giovanni da Capestrano, seguendo con ardore l'esempio apostolico, manifestò agli uomini e alle nazioni il mistero della Chiesa, che apre a tutti la via sicura per giungere alla comunione di vita con Cristo. Unite a questo tuo servo e a tutti i cori degli angeli e dei santi, eleviamo con voce unanime l'inno di lode. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In modo particolare ti affidiamo tutte le vittime del coronavirus e ti affidiamo tutte le anime del purgatorio, soprattutto quelle che hanno più bisogno della nostra preghiera, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Carlo, San Vittore, Santo Stefano, i tre santi fanciulli, San Giovanni da Capestrano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento insieme così, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Per noi, per le nostre famiglie, per questa nostra comunità pastorale, per tutta la Chiesa sparsa nel mondo intero, per questa nostra umanità che ha tanto bisogno, invochiamo la pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace,
vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. Carissimi tutti, che bello essere invitati continuamente, nonostante le nostre fatiche, a convertirci a questa mensa di amore, di vita, di gioia, a questa mensa di salvezza. Ecco Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Preghiamo. La potenza misteriosa di questi sacramenti ci confermi, o Padre, nella fede e ci doni di testimoniare la verità evangelica che San Giovanni da Capestrano annunziò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. Ricordo a tutti questa sera, ospiti della parrocchia dell'Immacolata dei Tre Fanciulli a Fornaci, della nostra comunità pastorale, l'ultima recita del Santo Rosario di questa settimana e poi subito dopo la recita del Santo Rosario la messa di comunità pastorale a cui tutti siamo invitati. Chi non potesse essere presente né al Rosario né alla Santa Messa la può seguire sul nostro canale YouTube della comunità pastorale San Vittore. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione di San Giovanni da Capestrano ci benedica e ci accompagni sempre Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. A tutti grazie e a tutti buona giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. In particolare preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa, perché ogni cristiano riscopra la dimensione missionaria della propria fede per un'incisiva evangelizzazione nel nostro mondo secolarizzato. Cuore di Gesù, missionario dell'amore, sostieni tutti i tuoi ministri perché possano essere missionari in ogni parte del mondo di senso e speranza. Mentre trascorre la vita, solo